Partiamo da queste tre ventole molto grandi che aspirano l'aria da sotto. Quindi queste tre ventole sono la parte di raffreddamento di questa macchina. Andiamo alla parte interna, collegamenti delle batterie, positivo e negativo, tutti i collegamenti stringa 1, stringa 2, ingresso Enel, uscita e ingresso generatore. Andiamo nella parte sotto e vediamo che abbiamo filtro di aspirazione, interruttore di accensione, i vari dry contact. Questa macchina può lavorare tranquillamente e può comandare un generatore. E qui abbiamo il dry contact per comandare anche un contattore. Ingresso pannelli, ingresso rete, uscita e ingresso generatore. E qui abbiamo la terra. Come potete vedere, qui abbiamo filtri. Qui abbiamo un filtro. In questo coperchio che va sopra abbiamo un altro filtro e anche qui lateralmente abbiamo un altro filtro. Perché? Perché le ventole aspirano l'aria da sotto e la direzionano verso l'alto. Qui abbiamo tutte le varie porte di comunicazione. Stiamo parlando di questo nuovo inverter che vi ho accennato ormai da qualche tempo, ma che ovviamente ancora non è presente. Ma lo testeremo, lo installeremo e lo proveremo. Stiamo parlando del nuovo Lux Power Tech. Questo è un modello da 6 kW, 8 kW di pannelli, doppia stringa. È un bestione da 15 kg. Come potete vedere è acceso, è attivo, è collegato solamente con la rete. Quindi andremo ovviamente a programmarlo, a collegarlo con le batterie, collegarlo anche con un sistema di generatore che io ovviamente simulerò con le centrali elettriche. Una macchina di altissima efficienza e qui abbiamo il nostro display con tutte le informazioni che ci servono. Qui ovviamente non abbiamo altre cose, dobbiamo programmare la macchina, andremo a programmarla insieme. Quindi prepariamoci all'installazione di questa bellissima macchina della Lux Power. Macchina ovviamente garantita e con assistenza in Italia. Sandro, Sandro, Sandro Ciccali, Sandro, Sandro, Sandro Ciccali. All'interno del manuale abbiamo tutti gli accessori per il collegamento e i dadi per il fissaggio dei terminali della batteria. Sandro Ciccali Free Energy, aiutami a capire come. Energia fotovoltaica nascosta nel cuore di un tutorial. DIY, sogno di un geek, con i cavi nella notte. Batteria collegata. Come pensieri, una guida oltre il buio. Abbiamo fatto i collegamenti, quindi abbiamo collegato batteria, ingresso rete, pannelli e uscita LOAD. Come sempre il nostro banco di prova. Andiamo ad accendere la macchina attivando la batteria. Quindi come si accende la macchina? La accendiamo con l'interruttore sottostante e quindi possiamo attivare. Vediamo che il display si illumina. Andiamo a collegarci la nostra antenna Wi-Fi che è qua sotto. Quindi abbiamo collegato la nostra antenna Wi-Fi per la comunicazione. Il display è acceso, rimane da collegare l'ingresso generatore, poi vedremo dopo. L'operazione da fare adesso sarà di entrare nell'applicazione della Lux Power. Come potete vedere abbiamo il menu per la registrazione, ma noi adesso dobbiamo semplicemente
collegarci in maniera locale, quindi andiamo a fare una connessione locale ed andiamo a cercare la Wi-Fi. In questo caso andiamo a cercare il BA4010-1404, che sarà il nostro antennino. Lo colleghiamo con la connessione locale, consenti, e come potete vedere siamo già all'interno delle specifiche della macchina. Sulla sinistra il BA4010-1404 è il nostro antennino, nella parte destra 416-3680-424 è il numero seriale della macchina. Quindi qui abbiamo già tutti i nostri parametri. Entriamo nel setting e dobbiamo ovviamente andare a mettere subito l'anno, il mese, la data e l'ora. Read all, dobbiamo andare a mettere la data di oggi. Ok, impostazione riuscita. Input model, qui abbiamo la possibilità di connettere 2 MPPT oppure 1 MPPT. Andiamo a selezionare la batteria, mettiamo 280 A, voltaggio nominale 51,2, qui abbiamo l'uscita 230, 50 Hz, gamma di utilizzo e gamma, appunto, la velocità di commutazione la lasciamo su appliance. Qui abbiamo 16 A, che è la potenza del generatore, che noi ovviamente 16 A sono veramente tanti, la mettiamo a 2 A e gli diamo ok, vedete? E qui abbiamo tutte le modalità di accensione e spegnimento con orari predefiniti dell'ingresso generatore. Qui abbiamo la possibilità di parallelare la macchina, non essendo parallelata abbiamo, lasciamo il parametro nessun parallelo. Qui possiamo selezionare le tre fasi ovviamente e l'esportazione se vogliamo fare in missione e la percentuale di quanta esportazione vogliamo fare. Adesso andiamo a settare i voltaggi di carica e di scarica della batteria. La corrente di carica 125 A, noi lo mettiamo ad una carica di 60 A minimi. Carica della batteria lo mettiamo a 54,2, come sempre facciamo con le nostre batterie alla litio ferrofosfato, 53,8. Questo è il flottaggio. Abbiamo connesso la rete, abbiamo connesso i pannelli e abbiamo programmato batteria. Vedete, la batteria è 52,4. Siamo alle prime ore della mattina, quindi non abbiamo produzione, quindi andiamo avanti con, diciamo, l'assegnazione di tutte le varie cose. Ovviamente la macchina l'abbiamo programmata dall'applicazione, ma la possiamo programmare ovviamente dal display, come tutti gli inverter. 294 i volt che arrivano dai pannelli, 21 watt stanno arrivando adesso, quindi alle prime luci dell'alba, e quindi andremo a vedere poi nel corso della giornata come si comporta. Macchina in produzione, in questo momento sta andando tutto regolare. Siamo ancora in perdita perché la mattina ancora il sole qui non è molto presente. Attendiamo che il sole arrivi prepotentemente sopra i pannelli per poter iniziare a fare il primo test. Il primo test sarà la lavatrice. La macchina ha un funzionamento inverso rispetto agli altri inverter, cioè aspira l'aria da sotto. Abbiamo dei filtri, qui al di sotto nel coperchio abbiamo dei filtri che filtrano l'aria sia lateralmente che nella parte sottostante. Abbiamo tre ventole. Le ventole aspirano l'aria e la espellono dalle parti in alto. Stanno girando adesso leggermente, appena appena, le ventole. La macchina emana leggermente un po' di calore perché è appunto accesa. La batteria è a circa 51,7, quasi 52, quindi dobbiamo aspettare che il sole arrivi presente sui pannelli. Vi faccio vedere che ancora nel mio impianto ovviamente non abbiamo il sole che copre totalmente la superficie dei pannelli, quindi andiamo a vedere velocemente, vi faccio vedere la situazione attuale. Come potete notare abbiamo una situazione di parziale ombreggiamento dei pannelli, quindi abbiamo ancora questi due pannelli che sono coperti dalle ombre degli alberi, quindi fra circa una mezz'oretta avremo totalmente la stringa esposta e quindi potremo iniziare a fare tutti i nostri test.
Andiamo a vedere adesso, questa è la produzione dell'inverter ibrido della Yasan, 179 watt in questo momento dai pannelli. Andiamo a scombinare, staccare i pannelli dall'inverter della Yasan e andiamo ad attaccarli al Lux Power e vediamo la differenza. Adesso vedete zero, andiamo ad attaccare i pannelli. Ottimo, ha riconosciuto i pannelli. Vediamo intanto la differenza. 293 volt, 297 volt. 51,7 le batterie. Quindi adesso colleghiamo la lavatrice al nostro inverter. La parte di ingresso rete dell'inverter, come sempre, è collegata a questa spina e a questo misuratore. Vedete che dalla rete ovviamente non sta prelevando assolutamente niente, quindi non immette e non preleva. Questa è la funzionalità, diciamo, off-grid ad isola dell'inverter. Questa presa è comandata da questo interruttore, quindi assolutamente tutto acceso, ma lui non sta prelevando. E i pannelli sono questi qua, collegati in questo momento all'inverter. Quindi abbiamo rete e pannelli collegati con le batterie. Il pacco batterie è il pacco della IIL e in questo momento stanno ancora cedendo energia in casa. Quindi fra non molto, quando inizierà la vera e propria produzione, l'inverter inizierà a pompare energia alle batterie. Tutti i dati che vedete sul display sono i dati in tempo reale in questo momento. Potete sentire adesso leggermente il rumore delle ventole. La nostra antenna Wi-Fi attiva, funzionante. L'applicazione e vedete al di sotto i famosi filtri, come vi dicevo. Qui abbiamo anche i dry contact per il discorso di sgancio e riaggancio del generatore ed altre funzionalità che possono servire per automatizzare il più possibile questa macchina. Aggiornamento della situazione attuale, adesso i pannelli stanno producendo circa 1 kW e quindi in batteria stanno arrivando diversi ampere, 820 watt vedete nei pannelli. Andiamo a vedere sulla batteria, su questa batteria qui stanno arrivando circa 6 ampere e altri ampere stanno arrivando anche alle due della EFG che sono collegate in parallelo insieme a questa macchina, vedete? Questa è una batteria e questa è l'altra. Quindi abbiamo un completo pareggio di tutto. Sull'inverter Yasan, vedete, c'è solamente segnato il consumo, che sono 100 watt nella casa. Quindi lui sta lavorando in parallelo sulla batteria, ma non sta ricevendo corrente dai pannelli. Quindi il nostro Lux Power adesso, come potete sentire, ha fatto partire le ventole. Questo è il rumore che sentiamo. Quindi la prima operazione da fare adesso è collegare la nostra lavatrice al Lux Power tramite questa prolunga. Andiamo ad accendere la nostra lavatrice e partiamo con il primo test. Bene, adesso iniziamo la nostra procedura, il lavaggio con la lavatrice. Come vi dicevo, la macchina è collegata parallelamente alle solite batterie del mio impianto. Quindi abbiamo una batteria da 14 kW e più due batterie da 5 kW in parallelo. Tutto il sistema si sta autoalimentando, quindi questo inverter sta alimentando il pacco batterie in comune all'altro inverter. L'altro inverter sta sopperendo ai consumi standard della casa, questo inverter qui sta sopperendo adesso ai consumi provocati dalla lavatrice che è accesa in questo momento. Funzionamento lineare, adesso partiamo con appunto la lavatrice che è accesa. Come potete vedere è tutto in funzione, vedete? Macchina estremamente prestante, abbiamo tante qualità di questa macchina qui, che ovviamente questo è un primo video di illustrazione, di progettazione, di installazione di questo Lux Power Tech da 6 kW con doppia stringa. In questo caso noi abbiamo unito i due regolatori MPPT facendoli lavorare con una stringa sola. Situazione normal, come potete vedere, la spia verde, la spia accesa anche della Wi-Fi, tutto in situazione normale. La lavatrice è partita, vediamo come si comporterà appunto con il corso del lavaggio, quando la lavatrice dovrà scaldare l'acqua.
E come vi dicevo, questa macchina ha anche un discorso di quota parte. Possiamo anche abilitare il sistema di modo che lui possa miscelare la corrente presa dalle batterie, se non è sufficiente va a prendere la differenza dal contatore, cosa molto importante. Quindi possiamo anche attaccarlo a batterie piuttosto piccole, perché se non saranno in grado, e lo possiamo stabilire noi tramite la programmazione, una quota parte dell'energia può essere presa dal gestore, giusto per evitare appunto di sganciare materialmente la batteria, di modo che la batteria rimane sempre connessa alla macchina, non viene mai sganciata, al contrario degli inverter ibridi classici che una volta raggiunti una certa soglia sganciano la batteria, vanno solamente con il contatore e la riagganciano solamente a determinate soglie stabilite da noi. In questo caso questa macchina non fa questo lavoro, ma mantiene sempre una parte di consumi sulla batteria, e quando poi ovviamente la batteria è in grado di sostenere questi consumi, lui va piano piano a togliere il prelievo dal gestore. Andiamo avanti. È partito adesso, vedete, meno 10 ampere alla batteria, è partito adesso la resistenza. Quindi stiamo facendo uscire dalla macchina 1,6 kW. Quindi adesso la macchina sta assorbendo al consumo della lavatrice. Il rumore che sentite delle ventole è costante, non è aumentato, è un rumore diciamo sopportabile, non è un grande diciamo rumore. Abbiamo un assorbimento ovviamente irrisorio per questa macchina qua, neanche 2 kW, quindi ovviamente lo sostiene senza problemi, 1,6 kW, 1,7 kW. Le batterie sono calate a 51,9, 52, quindi siamo nel range. 1 kW sta arrivando dai pannelli e la macchina sta miscelando pannelli, batterie e il suo consumo. Il consumo è ovviamente in difetto, perché i pannelli che abbiamo ovviamente non sono in grado di sostenere 1,8 kW, 1,7 kW continui, e quindi la differenza viene data dalla batteria. Come potete vedere dal display, abbiamo circa 900 watt prodotti dai pannelli. Qui lui fa vedere sempre in rotazione la tensione della stringa, 242 volt di una stringa, l'altra stringa è spenta, e 1 kW circa che sta arrivando dai pannelli a fronte di 1,6 kW. Quindi i 600-700 watt di differenza vengono presi dalle batterie. Quindi andiamo avanti con il lavaggio e poi tiriamo le nostre conclusioni. E quindi andiamo al giorno dopo, i nostri test. I nostri test si concludono in questa maniera. La macchina è un'ottima macchina, è il classico inverter di terza generazione, perché appunto ha questo funzionamento estremamente importante per quanto riguarda la gestione delle batterie. Facciamo una premessa generale: questa non è una macchina da gestire in fai da te, a meno che non siamo abbastanza informati e infarinati per quanto riguarda la sua programmazione, perché è una macchina che ha una programmazione complessa, non è una programmazione semplice come gli altri tipi di inverter. Quindi cosa vi consiglio? Vi consiglio questa macchina. È un'ottima macchina, ha grandi prestazioni, ha tutte le certificazioni del caso per chi vuole andare, diciamo, a richiedere la certificazione, ma dobbiamo mettere in chiaro che questa non è una macchina da gestire in maniera fai da te o per principianti, a meno che non abbiate fatto un mini corso di aggiornamento, oppure attiviamo una sorta di assistenza e programmazione remota che può essere facilmente effettuata tramite l'antenna wifi e il collegamento con il tecnico o l'installatore che verrà a posizionare o che verrà ad accendere materialmente la macchina tramite un collegamento remoto. Quindi la macchina può essere tranquillamente monitorata senza nessun problema, assolutamente nessun problema, è facile da gestire, ma dobbiamo essere consapevoli che la sua programmazione non è semplice. Questa non è una critica e né un difetto, anzi è un pregio, perché questa è una macchina che ha particolarità estremamente importanti e interessanti, e le vedremo nel corso di tanti video che verranno fuori sul canale, perché è una macchina che può offrire tante tante opzioni e tanti vantaggi. Però dobbiamo avere la consapevolezza
di avere a che fare con un prodotto che è di un'altra fascia, è di un altro pianeta rispetto agli altri inverter, quelli semplici, quelli fai da te, che con tre parametrini li programmiamo. Qui non è così. Anche se i parametri di base sono grosso modo gli stessi, ci sono delle accortezze comunque di gestionalità che vanno fatte eseguire ovviamente a chi è in grado di poterle programmare. E quindi consiglio queste macchine. Queste saranno macchine che in opzione potranno far parte anche dei kit degli impianti fotovoltaici, ma saranno macchine opzionali, nel senso non saranno all'interno dei kit, perché si chiamano kit fai da te. Questa non rientra, diciamo, nell'ambito del fai da te, o perlomeno rientra nell'ambito del fai da te fino ad un certo punto. Quindi cosa vi devo dire? Per adesso mi fermo qua, ringrazio tutti voi, ringrazio ovviamente la Lux Power. Sotto nelle descrizioni del video ci sono i link per l'acquisto e tutte le informazioni che servono per acquistare e gestire questa macchina. Quindi credo che le cose siano abbastanza chiare. Questo è il primo video di tanti video che verranno fatti anche su questa macchina qua. Ce ne saranno altre, non di questa marca, ma di altre marche, che presto vedrete sul canale. Quindi grazie e ancora like e condividi, iscrivetevi al canale, l'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ciao!